direi che possiamo continuare a scavare. Verso dove è una bella domanda. A cui non so dare una risposta, in realtà. Comunque, volevo vedere una cosa. A che altezza siamo noi? Siamo a X, a Y168. Siamo altissimi. Perché ho detto, magari, andiamo a prenderci dei diamanti. In realtà, no, non andiamo a prenderci dei diamanti, perché siamo troppo alti per prendere dei diamanti. Anzi, l'oro a più livello l'ho trovato io. Se vogliamo essere proprio sicuri. Facciamo così qua, così non ci sbagliamo più. Vorrei vedere a che livello abbiamo trovato l'oro, perché comunque qua siamo a X153. I diamanti, se vogliamo trovarli, dobbiamo andare intorno al livello 12. Se non sono stati messi a mano, ma sono stati messi, come hanno detto, con la generazione degli ore di Minecraft. Sono stati messi a livello 120. Mi sembra un po' strano che la generazione degli ore di Minecraft faccia mettere giù i blocchi a livello 120, però. Quindi magari i diamanti si trovano a un livello più alto, perché come potete vedere siamo a livello adesso 88. Togliamo questa visualizzazione. Ok, volevo arrivare contro bordo. Bordo trovato, perfetto. Direi di scendere per di qua. Ipotesi 1, troviamo la fine della mappa. Ipotesi 2, troviamo un dungeon. Spererei nell'ipotesi 2. Ok. Questa zona è nuova. E non contraddicete. Contraddicete con voi. E ci sono i creeper! Che novità! Mai visti i creeper però in questa mappa? Poi no. Mai visti i creeper. Vorrei mettere un po' di torce anche qua, perché adesso è giorno e, no, e sembra ci sia luce, in realtà poi non ci sarà più. Quindi, ciao creeper, ho un arco, sì, ho ancora il mio archetto fedele. Non ho frecce? Che schifo! No! Tre cuori a quel paese, perché sono stupido. Non ti ho guardato, puoi dire tutto quello che vuoi, ma che ti ho guardato proprio non lo puoi dire. Qui però c'è della lana. E c'è una struttura lì sopra. Stavo dicendo, però lì c'è una struttura. Con blaze. Parentesi, consideriamo l'eventualità che possa cadere un creeper in testa sempre. Sì, ci sono i blaze. Ora la domanda è, i blaze sono sicuramente a guardia di qualcosa. Però il caso vuole che io sia sotto uno spawner. Il problema è questo, che se questo è un dungeon, come penso che sia effettivamente, più tempo rimarrò qua e più gente spawnerà. Ok, oltre a questo punto il dungeon finisce. Quindi direi che siamo un po' spostati rispetto al centro. Beh, però potremmo essere comunque verso il centro. Fatemi aggirare questo spawner qua che ho fatto io. Spawner, pseudo spawner. Quanti blocchi sono, ragazzi? Oh, il dungeon inizia più o meno qua. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Contiamo 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 qui circa. Non è che magari qui trovo una bella chest per me? Ho fatto una cagata. Ok, rimediato la cagata. Siamo alla fila. Questo non assalto da dietro non mi è piaciuto. Ecco, no, ecco, no. Fantastico. Direi che a questo punto la cosa migliore che possiamo fare è dormire. Il problema è il seguente, se uno zombie è in grado di prendere le mie cose, perché ho fatto questi tanti stacchetti, non so neanche io, le prenderà, e ciò vuol dire che avrà tutta l'armatura in ferro
e se gli va bene anche una spada. Io sono morto in queste vicinanze. E invece gli zombie non hanno preso niente perché sono despawnati prima quando ho dormito. Perfetto. Adesso mi inventare un casino con questa idea. Anche se però io dovrei fare una cosa di questo tipo. Lì ci sono dei creeper, creeper, altri creeper. Sempre creeper, comunque creeper. Ok, se ci è andata bene, io sono corso via dagli spawner di Blaze. Prima che spawnasse qualcuno. No, scheletro non ho tempo per te. Non scherzavo, ne ho di tempo. No, perché sono ammazzi. No. Ok. Adesso vorrei solo uccidere l'infame là. E non ci ho fatto, perché non ho abbastanza cose. Tu ragno sei buono nei miei confronti? Manco il cazzo, però. No. No, ci muore pure un ragno. Ok. Oh, recuperiamo vita. Calmi tutti. Primo obiettivo lo scheletro. Secondo obiettivo lo spawner di zombie. Invece esplode. Quanto devi esplodere? Ma quando non devi esplodere, esplodi sempre. Quando una volta che dovresti esplodere, invece mai. Vediamo fuori il piccolo inferno. Dov'è il piccolo inferno? Perfetto. Ok, tu cosa sei? Zombie. Via. Forse ho avuto culo, ho beccato l'unico spawner di Blaze che c'era. Bravo. Questi sono scheletri. E effettivamente, pensandoci più volte, avrei potuto tenerlo, ma chi se ne frega. Ciao. Torno indietro. Vediamo cosa abbiamo trovato. Abbiamo trovato due mushroom. Mushroom. Indistruttibilità, protezione dei proiettili, subito mettila su. Delle ampolle dell'esperienza, delle enderpearl, una fetta d'anguria, della resto, uno spin dungeon made. Oh, è uno spin dungeon. Pulsione istantanea e una spada di legno con una fetta di fuoco. Io sto mangiando le rotten flesh semplicemente perché così posso correre. E ho mezzo cuore. Non salirò mai più come mi avete visto fare. Se ero tipo poco più in alto, cioè esplodivo, tolto niente dal mio inventario. Quindi, per evitare di complicare le cose, facciamo un'altra cesta dove terremo medaglie e drop particolari dei dungeon. Quindi una bella cesta e la mettiamo, no, lì dopo spawnano i creeper, mettiamola qui perché mi sta simpatica qua. Allora, l'ultima volta abbiamo preso Speed Dungeon Medal, la pozione di lancio di cura, la spada di legno, le uova di mushroom che andiamo subito a spawnare, 16 enderpearl e le angurie. Io farei così e mi danno un semino solo, quindi magari 3. Perfetto, e il resto lo possiamo anche mangiare, quindi mettiamolo qua dentro. Facciamo magari un recintino in slab per le mushroom. A parte che potremmo fare i muretti. Sì, 18 sono anche troppi, ma chi se ne frega. Fan bagno all'avarizia. Dove le mettiamo? Le mettiamo qua dentro e fan bagno tutti. Cos'è stato? Perché io sento streghe, ragni che cadono.
Mucche che mu. Qua non possono passare, vero? Non possono. Però me l'ha detto a me, l'ho fatto asimmetrico. Cioè, l'ho fatto simmetrico e non lo voglio simmetrico, perché sennò questa ti rimetto adesso, perché sennò spuno al male qua. Perfetto. Guardate! C'è qualcuno o qualcosa che prende. C'è un ragno che prende danno. Quindi questo muretto a me, grazie. E qua ci facciamo una bella porticina. Sempre che io mi ricorda come si faccia la porticina. Ma questo legno qua, facciamo così, cioè. Perfetto. Ma la porta cos'è, così? O così sono le fence? Non mi ricordo niente. Cancelletto, perfetto. Perfetto. E facciamo una e una due. Noi facciamo così e otteniamo tante belle zuppette. Perfetto. Fortunatamente ne danno infinite. Grazie. Oh, cibo gratis. Direi che possiamo uscire. E oh, sono cresciute le patate. Piantare i nostri bei cevetti di anguria. Oh, i ragni sono lì e volano. Beh, ragazzi, sapete che vi dico? Visto che volevo farmi un arco, penso che li ucciderò. Ce n'era un altro, giuro. Dove è andato? Ah, lì. Sì, un arco decente. Comunque, io di cibo ne ho più che sufficienza presso, quindi direi che possiamo andare ad esplorare. Ok, l'ultima volta ci siamo fermati. Allora, l'ultima volta abbiamo preso la medaglia dello Speed Dungeon. Questa volta, cioè, mi ricordo che di fronte a noi c'era un'altra zona che non ho per niente guardato, perché mi bastava un colpo, sarei morto. Un paio di colpi, diciamo, che ero in armatura di ferro, dai. Intanto il carbone che c'è per strada me lo prendo, perché così perlomeno nel caso posso farmi delle torce. Ok, la zona di cui vi parlavo è quella di là, di fronte a Noa. Secondo me, quanto è profondo questa zona? Neanche troppissimo, in realtà. Però è sempre pieno di creeper. Oh, porca miseria, ma cosa ci ha messo nella generazione dei mondi creeper a go-go? Ok, mi ha ucciso lo zombie. Ok. Poi creeper, ragazzi, conviene quasi quasi farli veramente esplodere, perché per evitare di essere spinto giù da un ragno o da uno scheletro, direi mettiamo in sicurezza questa zona adesso. Perché sta diventando notte e riesco a vedere quali sono le zone d'ombra, per l'appunto. E la Antifa Corruption continua ancora, perché non siamo minimamente sul fondo. Uno degli achievement, tra parentesi, è raggiungere il fondo. Però posso vedere che davanti a me, a parte quella insenatura di lì, non ho nient'altro, a parte la zona di sotto. Quindi direi che raggiungere la zona lì sotto potrebbe essere uno dei miei obiettivi. Tanto io devo ricordarmi di mettere un po' di torce qua, sennò come al solito spawno la morte. Anche qua, fatemi mettere una torcia qua, che almeno evitiamo spawn di scheletri indesiderati. Sapete cosa vi dico? Piuttosto che tornare su, perché è vero si sta facendo notte, direi che nella zona di prima, se non ho visto male, ho visto della lana e ho del legno dietro, tipo 15 pezzi, quindi posso farmi un crafting e anche un letto e dormire direttamente qua. Ok, settare lo spawn qua effettivamente non è tra le migliori delle idee possibili, ma ehi, almeno non devo farmi più della strada. E qua c'è ombra, quindi illuminiamo.
mi spiace di fare un po' questa creazione di arte moderna qua, quello che è. Anzi, sapete che vi dico, vi prendo anche il legno. Perfetto. E si dorme. Ti prego, non voglio creatura vicino, ti prego. Ok, sono vivo. Il letto, no, portiamocelo dietro. Male che vada, rispondiamo allo spawn iniziale. Direi che è meglio così, fidatevi. Ehi, quella è la pietra di un dungeon. Porca puttana, non farmi cadere, 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 non farmi cadere. Oh, 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 mi hanno incastrato. Non so se io mi hanno incastrato. Che battuta il danno. Non sono ancora abituato alla 1.9, cioè, sto cercando di abituarmi, ma non è semplice. No raga, ma che cosa sono quegli effetti particellari lì? Fashion tra pare... Cos'è quella roba lì? No, ok, sono stracurioso. Anzi, sapete cosa vi dico ragazzi? Continuiamo nel prossimo episodio, esploriamo quel fantastico dungeon lì che secondo me è un mega dungeon quello e ci darà non poco filo da torcere. Quindi ragazzi, tra parentesi c'è una zona anche lì. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, se vi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo episodio dove andremo a esplorare quel dungeon lì. Quindi, bella ragazzi!